si sarebbe dovuti partire con Artesina domenica prossima 18, avremmo dovuto svolgere ad Artesina la prima gara per mancanza di neve, purtroppo questa prima gara che doveva dare il via alla stagione non sarà effettuata, quindi l'appuntamento è rimandato di pochi giorni, peraltro al 28 di dicembre a Prato Nevoso, quindi il primo gigante della stagione. Poi il calendario andrà avanti, ci saranno gare il 2 di gennaio, poi tutti i fine settimana successivi, è un calendario molto fitto. Quest'anno tra le novità, oltre ai giganti e agli slalom, abbiamo anche messo una gara di ski cross, che è un po' la novità della stagione. L'anno scorso avevamo inserito la gara di Gincana, quest'anno invece la novità è lo ski cross, che è una gara che verrà poi anche proposta in occasione delle manifestazioni a livello nazionale, quindi abbiamo voluto metterla anche nel nostro calendario regionale. Un impegno forte con il coinvolgimento di tante stazioni sciistiche e di importanti aziende. Esattamente, sì, anche quest'anno abbiamo supporto di importanti aziende, quindi abbiamo i vari trofei, quindi la Z Sport per quanto riguarda i piccolini, l'Alp Station per quanto riguarda i children, Carpani e Skistore per quanto riguarda giovani, senior e master. Le località coinvolte sono parecchie, quindi le solite stazioni del Cuneese, quindi a cominciare da Frabosa, Artesina, Prato Nevoso, Limone e Lurisia. E abbiamo Cerreto Laghi, la stazione di riferimento della Spezia, quindi degli ciclovie spezzini, e in queste, diciamo, località si concentreranno le nostre gare. Poi ci saranno le gare nazionali che si disputeranno in altre località dell'arco alpino, e non soltanto. Quest'anno il criterium interappenninico, a cui parteciperemo con i nostri atleti di punta, ragazzi allievi, sarà addirittura in Sicilia, sull'Etna, nel mese di febbraio, e sarà anche curioso, ecco, partecipare anche a questo avvenimento. Senti, come presidente dell'Imperia Sci, poi l'obiettivo è sempre lo stesso, festeggiare sul palco. Sì, l'obiettivo è ambizioso anche quest'anno, non ci nascondiamo, insomma, sicuramente abbiamo lavorato bene durante l'estate, anche durante l'autunno, il numero degli atleti è anche cresciuto, sia come numero che anche come qualità. E quindi l'obiettivo è di ben figurare anche in occasione della prossima stagione.